Di sicuro ti sarei trovato in quella situazione in cui un tuo amico ti sta raccontando qualcosa di incredibile e tu logicamente non ci credi, troppo surreale, ed il tuo amico non ha nessuna prova dalla sua parte. Ma cosa accadrebbe se invece il tuo amico avesse un video che prova la veridicità del suo assurdo racconto? Scopriamolo oggi assieme. Siamo onesti, solitamente gli incidenti stradali non finiscono affatto bene. Teniamo però in considerazione quei piccoli urti, quelli da parcheggio o comunque a bassa velocità, magari fatti in città. La cosa più noiosa che possono lasciare sono quelle fastidiose ammaccature, che imbruttiscono la tua auto e costano anche centinaia di euro dal carrozziere. Ma grazie a questo incredibile video, da oggi vi servirà solo un po' di acqua calda ed uno sturalavandini. Semplice, no? Quando la squadra del Sudafrica vinse la Coppa del Mondo di rugby per la terza volta, l'intero paese festeggiò, anche ad una certa distanza dalla madre patria. E i marinai della nave ricerca Gemini hanno convinto così addirittura un beluga a giocare a rugby con loro. Il grosso cetaceo selvatico, proprio come un docile cagnolino, ha giocato al riporto con i ricercatori, restituendo ogni volta la palla ovale. Guidare in bici con una mano è semplice come bere un bicchiere d'acqua. Farlo senza mani è un po' più difficile, ma è comunque fattibile. Farlo invece senza la ruota anteriore? Impossibile, direte voi. Avete una incredibile voglia di sciare, ma di neve ancora neanche l'ombra. Nessun problema, indossate gli sci e lanciatevi lungo il pendio. Ma solo se il terreno è ricoperto di foglie, così da permettervi di scivolare come se ci fosse un manto nevoso. E mi raccomando, indossate sempre il casco, ma soprattutto evitate gli alberi. Tutti sappiamo che lanciando una moneta nell'acqua, questa affonderà immediatamente. Anche in questo caso c'è però un'eccezione. E si tratta delle monete in alluminio, che riescono a galleggiare, ma solo se poste delicatamente sulla superficie dell'acqua senza romperne la tensione superficiale. Ciò è dovuto al loro scarso peso. Addormentarsi al volante è un incubo, e anche se solo per un secondo potrebbe capitare qualcosa di terribile. Le situazioni in strada cambiano continuamente e se non si resta attenti e vigili in modo da reagire per tempo, lo si potrebbe pagare addirittura con la vita. Adesso però, immaginate un attimo di guidare in autostrada, guardare la macchina accanto e notare che il conducente dell'auto che vi affianca sta dormendo. Fortunatamente è al sedile di una Tesla, che ha un pilota automatico. Onestamente, guardando solo questo video, non sono in grado di dirvi di quale specie di squalo si tratti, ma su una cosa siamo d'accordo, si tratta di squali. Però se le immagini non vi mettono paura, potrete ripetere questa esperienza alle Maldive. Si tratta sicuramente di una specie di squali che non attacca grosse prede, ma in noi è stata instillata una forte paura verso queste creature da un noto film. Un architetto americano, di nome Ronald Rail, ha installato delle altalene rosa nello spazio tra le assi che creano il muro di separazione tra Stati Uniti e Messico, a El Paso, in Texas. Così, metà si trova in Messico e un'altra in Texas. In questo modo, adulti e bambini delle due parti possono giocare assieme anche se separati da un muro. Si tratta davvero di un'ottima idea per dimostrare l'unità umana nonostante separazioni forzate dettate da poteri forti e forse poco umani. Ormai, possedere un cane addestrato non sorprenderà più nessuno. Dunque, cosa ne pensi di un pappagallo? E non sto parlando della loro nota abilità nell'imitare il linguaggio umano, ma mi riferisco ad un vero addestramento fisico. Ad esempio, sapevate che i pappagalli sono degli ottimi giocatori di pallacanestro? In un freddo mattino di gennaio, Daniel Bromley salta nella sua macchina e si dirige nel Gran Deserto Victoria, a sud dell'Australia.
Era una missione di salvataggio, solo che ancora non sapeva che animale dovesse salvare quel giorno. Ormai è la sua routine. Ogni giorno il ragazzo percorre 15 km nel deserto per raggiungere una stazione di estrazione del gas. Ma lui non lavora lì, ci va solo per salvare gli animali che accidentalmente possono rimanere feriti in quella zona. Così, per prima cosa incontra un piccolo topo. Non si muove, è freddo e sembra morto. Ma il ragazzo crede sia semplicemente in uno stato di torpore, una specie di letargo. Così, dopo 20 minuti di esposizione al riscaldamento della sua auto, il topino torna in vita. E quando il sole torna alto nel cielo, Daniel libera il topo che torna vivo in libertà. Fare snowboard attraverso gli alberi non è affatto una buona idea, soprattutto se siete dei principianti. Ma alcune persone osano questa esperienza, un po' come Sanni Oksanen, una ragazza finlandese, che a quanto pare sa benissimo come muoversi in questa foresta innevata, che sembra davvero essere uscita da un racconto fantasy. È qualcosa che accade un po' in tutti i film. Banditi o rapinatori che vengono fermati da un personaggio eroico o dalla polizia proprio nel momento della rapina. Cosa che purtroppo nella realtà non succede quasi mai. Siamo invece a Seattle, in un supermercato Costco. Alcuni impiegati notano due persone sospette. Uno di questi ha con sé un coltello e stanno escogitando di scappare dall'uscita di emergenza, portando con sé alcune apparecchiature elettroniche molto costose. Gli impiegati così chiamano la polizia, che si apposta esattamente al di fuori dell'uscita d'emergenza. E non deve aspettare neanche molto prima che i delinquenti escano lanciandosi direttamente tra le braccia della polizia. Con loro c'era anche un palo che li aspettava in macchina, anche lui arrestato. E la polizia sospetta addirittura che questi siano i responsabili anche di un altro saccheggio in un altro Costco della zona. Rina Castle è un famosissimo acrobata e addestratore di animali tedesco e sul suo contatto Instagram potrete trovare moltissime foto e video a riguardo, soprattutto con gli elefanti. Nonostante la sua giovane età, Rina sa come trattare e comunicare con questi affascinanti animali e mastodontici pachidermi, riuscendo a compiere incredibili acrobazie con il loro aiuto. Il gruppo di elefanti che addestra è composto da 5 esemplari, e lui è la settima generazione di addestratori di animali. Dunque non dovrebbe sorprenderci troppo che questo ragazzo si trovi così bene in loro compagnia e sembra quasi riuscire a parlare con gli elefanti. Alla fine li considera semplicemente degli amici. Saltare la corda per molto tempo senza inciampare richiede un'enorme abilità e molto allenamento. Allo stesso modo, andare in skate è molto impegnativo e se si cade si potrebbe addirittura finire in ospedale. A questo punto, cosa ne pensate di unire le due attività in uno sport super estremo? Guardate questo ragazzo, ci vuole davvero un'abilità incredibile per coordinare le due attività e rimanere in equilibrio. In quasi tutti i film d'azione ci sono scene di inseguimenti tra buoni e cattivi che spesso terminano con derapate che fermano la macchina a un millimetro dal disastro prima che questa si schianti contro qualcosa. Certo, sono azioni spesso fatte al computer o da stuntman professionisti. Ora però immaginate di fare questa acrobazia lanciati a tutta velocità in acqua con una barca della polizia. Questa infatti è un'esercitazione con una barca della polizia malesiana e logicamente nessuno può rimanere in giro sul ponte durante questa manovra, alla quale di sicuro nessuno avrebbe mai creduto se non fosse stata filmata. In molti credono che il golf sia nient'altro che un passatempo noioso e da vecchi. Lanciare una pallina in un buco, noioso, assolutamente niente di eccitante.
Ma questo lo pensate solo perché non avete mai giocato a golf in Florida, dove in qualsiasi istante un alligatore potrebbe saltar fuori da uno dei laghetti del campo. Infatti i campi da golf sono un habitat perfetto per questi animali, numerosi specchi d'acqua in cui spostarsi e una ricca vegetazione. E se alcune volte incontrano degli strani individui che si divertono a colpire una pallina con una mazza, gli alligatori semplicemente li ignorano. Hai mai provato a fare delle bolle di sapone ad una temperatura al di sotto dello zero? Si congelano quasi all'istante e cadono rompendosi in mille pezzi, come fatte di cristallo. Però, se riuscite a fare una di queste bolle su una superficie stabile ed avete una buona telecamera, riuscirete a vedere i cristalli di acqua e sapone che si formano davanti ai vostri occhi. Ci sono però alcuni trucchetti da utilizzare. Ad esempio, non basta semplicemente acqua e sapone, ma va aggiunto anche sciroppo di mais e glucosio, così da rendere la bolla più resistente. E logicamente non dimenticate il vento. Se è presente, questo rovinerà il vostro esperimento.